La rassegna stampa è offerta da... Martedì 29 settembre, buongiorno a tutti e ben ritrovati all'interno della nostra rassegna stampa. Andiamo a leggere insieme le principali notizie dei quotidiani locali e nazionali odierni. Iniziamo con il messaggero: Obama-Putin, scontro sulla Siria, scintille all'ONU, il presidente USA. Mai con il tiranno Assad, ora transazione, nuovi vertici, il leader russo. Lotta alla jihad come con Hitler, Damasco è decisiva, ban, crisi fuori controllo. Rapporto della Commissione Unione Europea, Roma-Bruxelles, si apre il caso tasse Renzi, a casa nostra decidiamo noi. Taglio centrale, Bangladesh agguato, a Cesare Tavella, terroristi, colpito un crociato, cooperante italiano ucciso, l'ISIS rivendica. Sulla destra, Marino in America, l'affondo del Papa, non l'ho invitato io, la replica del sindaco, polemiche strumentali negli USA, convocato dal mio collega di Filadelfia. Taglio basso, Volkswagen truccate, 2 milioni di Audi. Ed ora la pagina regionale, iniziamo con la Gazzetta del Mezzogiorno. Lecce, niente più auto nelle piazzette, il comune ora accelera, centro storico, ieri confronto in commissione. I controlli, l'ARPA userà i droni a tutela dell'ambiente, c'è l'autorizzazione dell'ENAC. Una svolta, la peste dei campi, Xylella, arrivano gli indennizi, piano Silletti, placet europeo, 14.000 euro a ettaro per chi sradica gli ulivi colpiti. La Gazzetta di Lecce, emergenza Xylella, arriva il summit del mondo del volontariato russo, stati generali del terzo settore a Lecce entro ottobre. Il fronte anti-eradicazioni alza gli scudi e ribadisce il no a ruspe e chimica. Sulla destra Lecce a fuoco l'auto di un ufficiale dei vigili urbani, fiamme e allarme nel quartiere stadio. Taglio centrale, la sfida del Salento sul treno speciale, la CGIL rilancia sul Frecciarossa. Sulla destra Gallipoli, Mario Draghi conquistato dalla pasta di mandorla. Taglio basso, Palazzo Carafa, rimpasto con Forza Italia, solo se sarà con noi al voto, il sindaco prende posizione. Lega Pro, Lecce, nuova società, altro rinvio per la stipula. Nuovo quotidiano di Puglia, Frecciarossa subito a Lecce, a Roma il primo round con Elia, la D delle Ferrovie faccia a faccia con i parlamentari, da lui finora risposte evasive. In serata l'audizione davanti alle commissioni trasporto e bilancio, palese, basta con le prese in giro. Taglio centrale, piazzette senza auto, avanti tutta, entro 20 giorni la mappa, poi divieti nel centro storico, ecco le prime ipotesi. Un anno di reclusione a un 76enne, minaccia all'ausiliario dopo la multa, condannato. Sulla destra i dati Istat e l'allarme degli editori, leggono 2 pugliesi su 10, penultimi in Italia per i libri. Pagine interne del nuovo quotidiano di Puglia, questionario ai negozianti, così la Galleria Sicura, l'iniziativa di Confcommercio rivolta a imprenditori e residenti, cancelli o sede dei vigili, ecco l'alternativa. La città e la viabilità, piazzette, via le auto, il comune 20 giorni per i divieti in centro, svolta in commissione, l'annuncio dell'assessore, la prima ipotesi, si parte da largo Castromediano. Il nodo, riducete subito i pass, tutto fermo da 2 anni, permessi a tempo, le norme non approdano in aula. L'altro fronte, ma serve un piano più ampio, l'invito dei consiglieri, tuteliamo anche i residenti. Università, SOS, borse di studio, aiutate gli esclusi, tagli per i redditi, link, intervenga la regione. Politica, Fittiani, la nuova sfida parte dal comune e ora le primarie, a Palazzo nasce il gruppo Conservatori e Riformisti. Concludiamo con la pagina sportiva, Vinx spinge Vexei, Asta punta su di lui, l'attaccante del Lecce di Mazzone ha gioito per il gol segnato dal suo connazionale contro il Martina. Termina qui anche per oggi la nostra rassegna stampa, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi ricordiamo a breve l'appuntamento con TG News 24, tra poco. La rassegna stampa è stata offerta da...